Ti è mai capitato di dover parlare in lingua inglese durante un colloquio di lavoro? Di solito ti trovi di fronte a persone che ricoprono un ruolo alto nell'azienda e quindi diventa essenziale che tu sia educato e gentile se vuoi che loro si ricordino positivamente di te. In inglese, infatti, non ci rivolgiamo dando del lei, non esiste in inglese. Però ci sono delle parole ben precise che rendono il tuo discorso più polite alle orecchie di un madrelingua. Lo scopo di questo video è darti delle frasi utili che possono aiutarti in una situazione di colloquio di lavoro in inglese. Vedremo tre modi per essere più polite in inglese, iniziando dal più facile. Please and thank you. Come in. I'll sit down. Thank you. Would you like a coffee? Oh, yes, please. Nonostante il fatto che grazie e per favore in italiano siano dei modi importanti per dimostrare educazione, in inglese sono ancora di più, sono obbligatorie. L'esempio che mi viene in mente è che in un bar, in italiano puoi facilmente dire un caffè, mi dà un caffè, però tradotte in inglese queste frasi sanno di maleducazione, sono troppo dirette. Non si può dire give me a coffee o solo a coffee. La gente ti guarderanno male. Serve almeno un please per rendere il discorso più polite e forse qualcos'altro. Passiamo a qualcosa di più difficile, i modal verbs. Ecco il segreto per rendere il discorso più polite in lingua inglese. A cosa mi riferisco? I modal verbs sono, per esempio, can, may, could, would. Questi sono indispensabili per fare un discorso più educato. Può darsi che ancora non conosci bene la grammatica dietro ai modal verbs. Non ti preoccupare. Ascolterai delle frasi. Cerca di fare queste frasi tue affinché le puoi usare in fase di colloquio. Could you tell me more about your skills? Yes, I'd be happy to. May I ask a question first? Of course. Would you mind explaining what kind of person you are looking for? Per il verbo potere in italiano, puoi usare i verbi in inglese could, can and may. Could si usa per fare una richiesta con you. Could you? E significa potresti. Per esempio, could you describe your experience? Could you tell me something about yourself? Can and may si usano per fare una richiesta con se stesso come soggetto. Per esempio, can I? May I? Un esempio, can I ask a question? O più polite ancora, may I ask a question? Would, invece, non si può tradurre letteralmente in italiano, non c'è un corrispondente. Il modo migliore per imparare l'inglese non è in realtà attraverso la traduzione, perché così tante cose non si traducono, ma il modo migliore è imparare delle frasi e utilizzarle finché non diventino tue. Would si usa con un verbo per creare una frase ipotetica al condizionale. Per esempio, would più have fa would have, in italiano avresti. Would è un verbo molto utile nei colloqui, visto che tu non hai ancora ottenuto il lavoro e devi parlare all'ipotetico. What would you do on your first day? I would probably try to meet all my new colleagues. Usando would, puoi creare delle frasi con I'd like. La D in I'd like sta per would, è una forma abbreviata della parola would. Quindi sarebbe I would like e diventa I'd like. I'd like è la forma condizionale di I want in inglese ed è molto più polite. Quindi invece di I want a coffee, più polite, I'd like a coffee. Con would puoi anche creare la frase molto polite would you mind. In italiano ti dispiacerebbe? Per esempio, would you mind telling me about your hobbies? Would si può anche utilizzare per creare una seconda frase molto polite. Would it be possible? Would it be possible to see the job description? Cioè, sarebbe possibile vedere la descrizione del ruolo? Consiglio numero 3. Utilizza un'intonazione davvero madrelingua. L'intonazione per essere polite in inglese è cantata, quindi va su e giù quando parli. Per un italiano, quando utilizza una frase come can I have a coffee, può suonare monotono ad un madrelingua inglese e nemmeno essere percepito come una richiesta. Per fare una richiesta polite bisogna enfatizzare
ogni seconda parola con un'intonazione che va su. Per esempio, can I have a cup of tea? Can I have a cup of tea? Questo è più polite, è assolutamente una richiesta, e sì, è più piacevole alle orecchie nostre. Could you tell me about the role? May I ask a question? Would it be possible to see the job description again? Would you mind if I take a moment to think? I'd love to take on a new challenge, and I could imagine myself working here. Nelle frasi che avete sentito, l'accento di David è molto britannico, ma la stessa regola vale per tutti gli accenti in inglese. Più cantata, più su e giù vuol dire più polite. Si può imparare questa intonazione anche solo ripetendo le frasi, anche quelle che hai appena sentito. Ricordati che devi imitare sia la pronuncia che l'intonazione della frase su e giù. Ultimo consiglio culturale. In un colloquio fai sempre delle domande riguardo alle cose che ti incuriosiscono, per esempio qualcosa riguardo l'ufficio, riguardo le persone che ti stanno intervistando e i loro ruoli, e riguardo all'andamento dell'azienda in quel momento. Sicuramente questo dimostrerà entusiasmo, curiosità ed è molto polite. Questo è tutto per l'inglese polite nei colloqui. Se ti è piaciuto questo video, dacci un thumbs up, iscriviti al nostro canale e se hai delle idee per qualcosa che potremo trattare nei prossimi video, scrivicelo nei commenti e noi lo leggeremo. Grazie and see you later!